L'uragano Lucy ha colpito Porto Rico il 12 ottobre scorso, causando devastazioni anche maggiori di quelle dell'uragano George di 2 anni fa. Questa volta i danni sono stati considerevoli. Questa volta i danni sono stati stimati a 1,8 miliardi di dollari. Questa volta i danni sono stati stimati... Accidenti, a 1,8 miliardi di dollari. Ah, ci siamo. Chantal? 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 Come ti senti? Bene. Non devi sentire chi è. Pronto? Harry? Sono Victor Menezes, come stai? Meglio di quanto ci si possa aspettare da quelle circostanze. Mi fa piacere. Senti, mi dispiace disturbarti così, ma avrei bisogno di vederti. C'è il ballo di beneficenza stasera. È solo per un paio di domande. Capisco che tu fossi stressato ieri, ma dobbiamo fare un rapporto come si deve. Faccio il discorso introduttivo. E io non vedo l'ora di ascoltarti. Possiamo fare domani, Victor, è per raccogliere fondi. Ci vorranno solo 10 minuti. Ci vediamo al posto di polizia. Ma... Gente? Sì? Dove li piazzi questi uomini? La fiesta è già presidiata da capitano e gli altri agenti vengono con me al parco centrale. Ah. Ok. Per noi non è una sera di festa, Castillo? No, capitano. No! Venga, buona. Mira, l'altro dia mi cogliono por la calle. Bueno, calla. ¿Qué hora es mi calla? ¿Qué hora es tu vecino? Nada, que no. Su, avanti, guardami negli occhi.
Dimmi che il tuo discorso non sarà insopportabilmente lungo, Harry. Non serviranno la cena finché tu non avrai finito. Beh, se hai fame, stacca un assegno, sennò vado avanti tutta la notte. Non lo provocare, Peter, o sarà peggio. Harry adora essere al centro dell'attenzione, non è vero? Scusi, per favore. Ciao. Senti, torno tra poco. Il capitano dice che non ci vorranno più di 10 minuti. Va bene? Giusto bisogno d'un uomo tuttofare, casomai ti stancassi dei lunghi orari da poliziotto. Non funziona niente qua dentro. Ti ringrazio per essere venuto con così poco preavviso, Henry. Ti trovo in forma. Stai benissimo. Diventi ogni giorno più giovane. Grazie, Victor. Hai conosciuto l'ispettore Owens? Sì, ieri sera a casa. Buon San Sebastian, ispettore. Altrettanto a lei, signor Hurst. Vado a fare il caffè. Con latte scremato, se ce n'è. Non mi ha sentito, evidentemente. Mi ricorda molto te. Ascolta solo quando gli conviene. Ah, sei ingiusto, Henry. Non solo sono un buon ascoltatore, ma conservo tutto qua dentro. Dovremmo sbrigarci presto, sta tranquilla. Forse, date le circostanze, dovrei chiamarti capitano. Oh, no, non c'è bisogno di formalità. Scusami se ho voluto vederti adesso. Lo so che ti aspettano di là dalla strada. Devo solo chiarire alcuni dettagli della tua deposizione. Il tuo sovrintendente è uno dei maggiori sostenitori della raccolta dei fondi. Ah, lo so, lo so. Quindi, se ci dai una mano a eliminare questi noiosi dubbi, ti rispediremo subito da lui. Sai, ero convinto di trovarti già alla festa. Tu sei uno che si sa divertire, no, Victor? Lo smoking è sulla rampa di lancio. Devo dire, Henry, che sembri di ottimo umore, malgrado le rogne che ti sono capitate. E che cosa dovrei fare? E Chantal? Mi aspetta. Nobile qualità per una giovane donna. Una cosa che mia moglie non ha voluto fare. La notizia ci ha rattristato. Vi consideravamo una gran bella coppia. Bella forse, ma noiosa a quanto pare. Vedi spesso le ragazze? Sono rimaste tutte e due con la madre. Abitano a New York. Deve essere dura sotto le feste. Mettiamoci al lavoro, Henry. Niente latte? No, spiacente. Ah, no, grazie. Lei che è tanto ricco, perché non ci finanzia una di quelle macchine automatiche? Così i delinquenti che passano di qui si godono una bella tazza di caffè macchiato. Stavo per chiedere al signor Ross chiarimenti su quel cane. Ma già, giusto, certo. Il misterioso cane. Io preferisco cane fantasma, è più carino. Vogliamo ricominciare? Sono venuto perché me l'hai chiesto e Mister Cordialità qui assume un atteggiamento ostile verso di me. È questo caso, Henry. Sta innervosendo tutti. Ma il fatto è che questa faccenda è strana a vederla nero su bianco. Ecco, vediamo.
Dunque, il 6 gennaio, cioè ieri pomeriggio, tu dici che stavi facendo jogging con un cane. Già, il miglior amico dell'uomo. Il cane appartiene a un tuo vicino di casa di nome Riccardi. Mm. Tu non hai cani? Quando ero piccolo la famiglia aveva dei danesi. Ma tu non ne hai uno ora? Chantal preferisce i gatti. Allora avete un gatto? Troppo antigenico. Chantal prenderebbe un gatto solo se lo potesse disinfettare. Come sarebbe? I gatti stanno sempre a leccarsi. Io scaricai una ragazza una volta per via del suo gatto. Mi teneva sveglio tutta la notte slinguazzando. E il cane, invece, è molto più igienico. E poi almeno i cani quando dormono, dormono. Grazie dell'aiuto, ispettore. Comunque, l'animale che sporca di più è il canarino. Lei rifiutava anche quello. Ma per una volta io ho tenuto duro e... so essere fermo se ce n'è bisogno. Come hai detto che si chiamava il cane? Tango. Tango? E si scrive come il ballo? Il tango? Lei come lo scriverebbe? Come il valzer o il foxtrot? Quando sei stato interrogato, tu hai detto ho scoperto la ragazza. Quello che non è tanto chiaro è cosa stesse facendo il cane in quel momento. Cioè? Uno si aspetta che sia stato il cane ad aver scoperto il cadavere. Suppongo sia così. Ma tu hai detto che l'hai trovato tu. Beh, o io o il cane. Eravamo insieme e abbiamo trovato il corpo. Ma che differenza fa? Ho chiamato la polizia. A meno che tu non pensi che abbia chiamato il cane cambiando voce. Vedi, Hurst. Due ragazzine sono state trovate strangolate negli ultimi 16 giorni. Ed è mio compito trovare il colpevole. Tu sei un teste primario sulla scena del delitto. E io devo assicurarmi che i fatti della tua dichiarazione collimino con gli altri fatti del caso. Oggi il signor Hurst non appare agitato come ieri. Io sono ospite qui e pretendo di essere rispettato, sergente O.P. Owens. Anzi, ispettore. Per favore, Owens. Basta! Per favore, vediamo di calmarci. Ognuno di noi vorrebbe essere in un altro posto. Dunque, Henry, se non ti dispiace, per favore, dici ancora una volta come trovasti il corpo della ragazza. Sono andato dai Riccardi, come faccio sempre, e ho preso il cane. Fallo correre un po' più svelto, Henry. Sta mettendo su più pancia di te. Vecchio rompicoglione. Coraggio, bello, andiamo! Questo cane... è sicuro che stava con lei? In che lingua glielo devo dire? Sì, il cane stava con me. Il cane stava con me. È chiaro? Lei sostiene che Tango era là. Ah, bravo, vedo che ha afferrato. Tango è straordinario. Mi tiene compagnia quando corro. Abbiamo preso il sentiero accanto a casa mia. Come sempre. A un tratto Tango è sparito. Tango, andiamo, bello, ehi! L'ho chiamato, ma lui non ricompariva. Lo sentivo, stava ringhiando, abbaiava. Si comportava in modo strano. A quel punto tornai indietro, sempre chiamandolo. Tango! Tango, su, andiamo, bello! Ma il cane non tornava. E non riuscivi a vedere il corpo? Non dal sentiero, ovviamente. Ma vedevo Tango là dentro. Si muoveva agitato. E così ti sei avventurato fra i cespugli. Fu allora che la vidi. Dapprima credetti che dormisse. Aveva un aspetto, vorrei dire, angelico. Il modo in cui era distesa. I suoi occhi erano marrone scuro. Li aveva ancora aperti.
su Ellen Addy. Fra 3 giorni avrebbe compiuto 13 anni. Come l'hai capito che era morta? L'ho toccata. Voglio dire, le ho messo la testa sul petto. Il cuore non batteva. E questo è tutto. Ed è stato il cane a trovare il corpo. Sì, esatto. Il signor Riccardi afferma che tu non hai corso col cane ieri. Ammette che lo fai quasi ogni giorno, ma... ma non ieri. Evidentemente se n'è dimenticato. Beh, sì, è possibile, ma in questo caso la tua vicina, la signora Laso, se n'è dimenticata anche lei. E un altro vicino, il signor Irwin, soffre anche lui d'amnesia. Cioè, in tutta la zona tu sei l'unico che ricorda bene tutto. Ma io a chi devo credere? A loro, naturalmente. No, andiamo, Harry, non c'è niente di personale. Sto solo cercando di trovare la verità. È che tu ti diverti a perseguitarmi. Come sarebbe a dire? Tu dimentichi, Victor, che conosco tutti i tuoi trucchi. Se l'assassino è un delinquente o un folle, non fa notizia. Ma quando si tratta di un avvocato di fama, è molto più di un testimone. Ah, va subito in prima pagina, in televisione. Una bella spinta per diventare il nuovo sovrintendente della polizia, dico bene? Andiamo, Victor. Confessalo. Visto? Ho indovinato. Diciamo che è vero tutto quello che dici. Ho incastrato un eminente avvocato e ho appeso il suo scalpo alla parete dei trofei nei miei nuovi e lussuosi uffici. Ma parliamo dei tuoi vicini, allora. Vorresti dire che anche loro ce l'hanno con te? Come faccio a saperlo? Ma perché dovrebbero? Forse perché sono molto ricco. Perché ho una splendida casa ed una affascinante moglie. Ho tutte queste cose e, guarda caso, non me le merito. Il mio aspetto è del tutto ordinario e non sono un genio. Purtroppo i mediocri tollerano il successo, se capita persone eccezionali come una star del cinema o un atleta. Ma quando capita uno di loro, allora la considerano una vera ingiustizia. Non sei d'accordo? Stiamo perdendo tempo in chiacchiere inutili. La cosa interessante, Henry, è che non c'erano impronte di cane sulla scena del delitto. E noi sappiamo che senza il cane tu non avresti mai visto il corpo. In altre parole, la storia del cane fantasma non regge. C'erano foglie secche dappertutto. Come si vedono le impronte di cane sulle foglie secche, ispettore Opie? Non lo so. Me lo dica lei. Lei è un avvocato fiscalista. Bravissimo a usare la fantasia. La pagano per questo, no? Le ripeto che il cane c'era. Ma un momento, fermi tutti, un momento. Era ieri già. Hanno tutti ragione a proposito di Tango, ecco. Io non l'ho preso da Riccardi, cioè sì, l'ho incontrato strada facendo. Accidenti. Me l'ha quasi fatta per un secondo. Per essere bravo, è bravo. Scappa da solo qualche volta e va in giro per i giardini e il più delle volte Riccardi non sa neanche che è scappato finché non glielo riporto io. Sì, ecco, mi ricordo che l'ho chiamato. Tango! Su, vieni! Vieni, bello! Così, bravo, vieni! Ed è venuto via con te. Certo, Tango è amico mio, non è così? Non siamo amici, bello? So, dai, corri! Tu lo capisci, Henry, che ci si drizzano le orecchie ogni volta che la tua storia cambia. Sì, spero che questa volta funzioni, perché mi devo affidare a questa storia zoppicante per cavarmi dai guai. Cazzate! Ma per quanto ancora lo devo sopportare, Owens, questo? Stai esagerando. Accuccio, Opie. A proposito di cani, tieni il tuo al guinzaglio, non ti serve una causa. Adesso ascoltami bene, Victor. La cosa diventa ridicola.
Quando mi hai chiamato hai detto che era per 10 minuti. E invece guarda. Ho paura che ci vorrà un po' di più. Mi rendo conto che fare il proprio dovere, l'essere un buon cittadino, sono solo dei miti. Non mi ricordo. Ma mi sembra che tu ricordi molto, Henry. Non mi ricordo chi ha detto che la polizia garantisce la sicurezza pubblica dappertutto, tranne che in un posto di polizia. Tu hai telefonato prima che si sapesse che Sue Ellen era scomparsa. Beh, questo fa di me l'omicida? Ecco, è scritto qua. Corsi a casa e chiamai la polizia. Mio Dio, Harry, è possibile che non ci fosse un telefono più vicino? Io non ci ho pensato, mi sono precipitato a casa. Magari ha pensato, è meglio lavarsi prima. Non mi piace il suo tono. Francamente, Harry, io invece comincio a trovare il tuo sempre più interessante. Cosa stai registrando? Tu l'hai capito o no, perché sei ancora qui? Forse dovresti chiamare un avvocato. Sono io un avvocato! Cazzo! Data 7 gennaio. Ore 20:06. Comando polizia di San Juan, parla il capitano Benesey. Qui con me nel mio ufficio c'è l'ispettore Owens e stiamo parlando con il signor Henry Hurst. Ho il tuo permesso di registrare questa conversazione? Perché no? Non ho niente da nascondere. Grazie. Declina nome, cognome, età, professione e stato civile. Oh, andiamo. Nome, cognome, età, professione e stato civile, Henry, per favore. L'hai detto adesso il mio nome? E va bene come vuoi. Hurst. Henry Hurst, 57 anni. La tua casa si chiama Ilaro, si trova in cima alla collina di San Juan e tu sei avvocato? Sì, titolare dello studio Hurst, Dean e Dumais, qui in questa città. Chissà quanti computer dovete avere in quello studio. Mai navigato in internet? Non so, ho visitato le chat room, i siti web. Le chat room non direi, il resto sì. Ma che c'entra tutto questo? Qualche altro hobby? I computer non sono il mio hobby, la fotografia sì. Ho anche una camera oscura. Mi diverto a documentare la storia dell'isola. E sei sposato? Sì. Da 10 anni. E niente figli? Sì. E niente figli. Perché no? Chantal non ne può avere. Cioè, non può o non vuole? Ha un problema di fertilità, ma che differenza fa? Beh, esiste l'adozione. Porta a spasso i cani altrui. Ah, che tatto squisito, è davvero elegante. E questo è elegante? Ecco quello che penso. Mi ricordo che non potevi andare all'università. Mi ricordo che tu servivi a tavola e noi arrivavamo sbronzi, con schiere di belle ragazze al seguito, a spendere soldi che non avevamo guadagnato. Io penso che qui si tratti di una rivalsa, ecco quello che penso. Quando l'ispettore Owens è arrivato a casa tua alle 18:54 di ieri, ha notato che non indossavi indumenti da jogging. Ho fatto la doccia. Prima di chiamare? No, certo che no. Ho chiamato appena arrivato a casa. Pronto intervento, qual è l'emergenza? Vorrei segnalare un cadavere. Gli agenti hanno anche notato che tua moglie non era stata ancora informata della ragazza. Era in camera da letto. Qua dice che hai telefonato dalla camera da letto. Eri andato a sdraiarti per l'agitazione. Avevamo litigato. Quando sei tornato a casa? No, prima. Per favore, non parliamo di queste cose, Victor. Non sono affari vostri. Oh, maledizione, Harry! Chantal era in camera da letto e non c'era. Il cane era con te e non c'era. Perché non mi dici qualcosa di coerente? Così attraversiamo la strada e ci andiamo a divertire. È un peccato, Victor, che tu non sia mai stato a casa nostra, altrimenti capiresti. Ma io ci sono stato. L'ho vista. Al piano di sotto c'è quel... È di sopra che diventa istruttivo. Ma veramente non c'è niente di speciale. Lui non ha detto speciale. Ha detto istruttivo. Grazie. Allora vediamo il piano di sopra. C'è un corridoio, no? C'è un lungo corridoio. 18 metri. È possibile. È sicuro.
Ho contato 5 camere quassù. Le camere in più erano per i figli e non furono mai usate. La camera degli ospiti fu restaurata per mia moglie, La nostra camera è restata a me. E fra le due! Oh. C'è un corridoio. Lungo 18 metri. Dormite in camere separate. La malattia della mia adorabile Chantal è il famoso mostro dagli occhi verdi. Si dice che la gelosia sia il divertimento che crediamo abbiano gli altri. Chantal sa essere insopportabile, ve l'assicuro. Ne ha qualche motivo? Victor, qualsiasi cosa tu pensi di me, amo davvero mia moglie, l'ho sempre amata. L'unica cosa che volevo era essere felice con Chantal, avere dei figli. Ma il calpestio di piccoli piedi non c'è mai stato. Ciao, Chantal. Ciao. Harry, c'è? Arriva su. Pure vestito poi. Non mi dispiacerebbe affatto. Non crederei di essere originale. Bene. Thomas, vi ho colti sul fatto. Gli uomini sposati dovrebbero essere più astuti. Harry dov'è? Arriverò tra poco. Aveva ancora degli affari da sistemare. Mi è sembrato di vederlo entrare al posto di polizia mentre parcheggiavo la macchina. Tra poco sarà qui. Bene, di cosa vogliamo parlare ora? Ormai abbiamo esaurito canarini e cani. Parliamo del primo omicidio, se non ti dispiace. Giù alla Perla. È successo poco tempo fa, all'incirca 2 settimane. È stato trovato il cadavere di una ragazzina, Paolina Valeri. Aveva 12 anni. Una povera creatura. La madre batteva il marciapiede. Vivevano in un motel poco lontano. No! Secondo noi il delitto è cominciato per strada. Paolina fu attirata o stava fuggendo. In ogni modo il killer ha lasciato il corpo nella discarica. Sì? Digli che vengo giù subito. Quando torno qui, Harry, voglio che tu mi dica cosa facevi alla Perla la sera che Paolina Valera fu uccisa. Sovrintendente? Sto aspettando di presentare il nostro illustre concittadino Harry Hurst. Fra, vediamo, 29 minuti. E mi dicono che è ancora là dentro. Sì, esatto. Victor, tu ti rendi conto dell'importanza di questa raccolta di fondi? Sì, abbiamo 2 ragazzine morte. Ma abbiamo anche innumerevoli ragazzini le cui case sono state spazzate via da un uragano. Abbiamo fogne a cielo aperto. Abbiamo un'epidemia di colera. Mi rendo conto della situazione. No, a quanto pare no. Come pensi che reagiranno gli sponsor se Henry viene accusato? Immagino con estrema gratitudine per la sicurezza delle figlie. Senti, lo voglio di là dalla strada per le 9 esatte, chiaro? Che ore sono? È ora di andare. Hai il polso accelerato. Devo fare il discorso. Sì, lo so, mi è stato detto. 2 agenti della stradale hanno annotato la targa del tuo fuoristrada che era parcheggiato nelle vicinanze della scena del delitto. Un veicolo così costoso attira l'attenzione. Gli agenti credevano che fosse rubato e hanno telefonato. E quindi tu eri in zona, Henry.
Sei pronto a cominciare? Spero che sia divertente come il cane fantasma. Lei sa dove era 3 settimane fa, sergente Opie? Oh, ero proprio qua a servire il caffè a cittadini integerrimi come lei. Io ero da mia cognata. M'ero fatto qualche drink di troppo al club e mi venne l'improvvisa ispirazione di passare a lasciare un po' di regali di Natale ai ragazzi. Nome e indirizzo, Henry? Non conosco l'indirizzo esatto, ma so come andarci. Sono Maria e Paco Rodriguez. Dovrebbero essere sull'elenco. È la sorella maggiore di Chantal. Sono ragazzi in gamba. Come stai? Bene. Maria ha saputo tirarli su benissimo e... Buon Natale. Buon Natale. Perché Chantal non è venuta con te? È sua sorella. È complicato. Henry, ho bisogno di saperne di più di questa storia. No, non credo. Ho parlato con Maria. Ha tirato fuori una cosetta interessante. Dice che era la prima volta dopo mesi che Henry o Chantal passavano da quelle parti. Il tono non era un granché amichevole. Perché scelse quella sera per rompere il ghiaccio? Per nessunissimo motivo. E dopo dove sei andato? A casa mia. La polizia ha segnalato la tua auto alle 2:18 del mattino. Vede, Henry, questo è quello che noi poliziotti chiamiamo un'ampia scelta di possibilità. Avevo bevuto parecchio e guidavo in modo terribile. Feliz Navidad! Cabrón! Avevo decisamente bisogno di smaltire la smornia. La Perla non è il luogo ideale per un signore del tuo rango. Era una bellissima serata. Il posto non mi fa paura. Beh, dovrebbe. Allora, dove sei andato? Ho trovato una panchina. Ho trovato una panchina. Mi sono seduto. Mi sono seduto. Ho trovato una panchina. Mi sono seduto. E mi sono addormentato. E mi sono addormentato. Mi sono seduto. E mi sono addormentato. Ho trovato una panchina. Mi sono svegliato, non so quando, e... stavo meglio. Sono tornato a casa poi. Ma che cosa mi impedisce di prenderlo a pugni? Ah, la polizia avrebbe preferito che guidassi ubriaco. Lascia stare, Henry. Ritorneremo alla... panchina dopo. Prima voglio una risposta alla mia domanda. Perché Chantal non ti ha accompagnato quella sera? Una faccenda fra sorelle. L'ho conosciuto, Paco Rodriguez. È un artista locale. L'ho sorpreso una volta a fumare erba. E chi non la fuma nell'isola? Lei fuma erba, Henry. E lei? Sa quanto le farebbe bene col suo carattere socievole? Secondo me non le piace che Chantal frequenti un bell'uomo di successo e più giovane. Giusto? Ma è necessario? Che età aveva Chantal quando l'ha sposata? 20 anni, no, Henry? Lei adesso ne ha 67, Henry, vero? 57 ne ho! 57, maledizione!
D'accordo. Sta diventando offensivo, lo capisci o no? Non avete il diritto di scavare nei miei affari privati con queste insinuazioni da telenovela. Ma pensa a te, Victor. Lo mantieni proprio bene l'ordine sull'isola. C'è droga dappertutto e la criminalità è rampante. Ma quale sovrintendente sarà tanto se conservi il posto? Scusami. Mi dispiace davvero, è che questa storia è insopportabile per me. Senti, tu pensi che l'ispettore Owens mi procurerebbe una bibita? Per favore, ispettore. Ma volentieri. Allora, Henry, che cosa sta succedendo? Non avresti qualcosa di un po' più forte nascosto da qualche parte? Ok, Victor, che cosa devo fare per andarmene da qui? Sappiamo entrambi che posso mobilitare un esercito di avvocati. Mi meraviglia che non siano già qui. Forse perché tu nascondi qualcosa. Qualcosa che non vuoi far uscire da questa stanza. Ok. Adesso che siamo io e te, parlami un po' di Chantal. E tu parlami di Kate e di Consuelo. Se avere dei problemi coniugali fa di me un omicida, tu sei un serial killer. Touché. Io e Kate ci siamo sposati troppo giovani. Crescendo lei ha voluto qualcosa di meglio, un uomo con un vero lavoro. Denaro per comprare le cose che altri uomini erano più che felici di comprarle. E Consuelo detesta il mio lavoro di poliziotto. Però hai tenuto duro. Non dirmi che fare il poliziotto non sia intrigante. E poi si vede che ti diverti a perseguitare la gente. A me non capita che la gente mi abbordi ai cocktail dicendo: ah, fa l'avvocato fiscalista, wow, che bel lavoro, quanto mi piacerebbe farlo. Io vorrei avere quello che hai tu. Una volta mi bastava. Chantal e il suo mostro verde hanno attaccato anche sua sorella e il marito. Vedi, Maria si è sposata per altre ragioni più valide e più autentiche, malgrado la madre si opponesse. Ha sposato un uomo più vicino alla sua età. Un uomo di modesti mezzi. Un giovane artista. Le belle donne penso che siano una razza a parte, non sei d'accordo? Le belle donne vivono una vita senza contrasti. Gli uomini danno loro tutto ciò che vogliono, prima i padri e poi i fidanzati e i mariti. Non fa una piega. Per alcune donne la bellezza è l'unico talento. Ma ce n'è sempre un'altra più bella, un'altra più giovane. A Chantal glielo insegnò la madre. Ma perché mi fai questo, Victor? Spero che tu abbia avuto il tuo meschino orgasmo sollevando il velo. Ma non c'è nient'altro da vedere. Posso dire cosa vedo io, Henry? Vedo i corpi di due ragazzine assassinate. L'uomo che ha fatto questo dovrà rispondermi a me. Ah, mi dai la nausea, Victor. Perché continui a dire l'uomo che ha fatto questo è il responsabile, il killer? Perché non vuoi dare un nome a questo fantasma? Henry Hurst, noto avvocato.
Tu sei convinto che io sia colpevole? Ipotizzare che il mio matrimonio non funzioni ti rende solo più facile colpirmi a tradimento. Sono quasi convinto, Henry, ma non fino in fondo. Ecco perché tu sei ancora qui. No, sono ancora qui solo per mia scelta. Perché tu mi hai chiesto se potevo passare un momento. Perché mi hai fregato con l'enorme stronzata di un paio di domande. Ma adesso me ne vado. Ho raccontato la mia storia fino all'esaurimento e c'è un salone pieno zeppo di gente che aspetta me per gridare fra esattamente 12 minuti. E già ho sopportato anche troppi insulti e accuse da un cosiddetto amico. Basta! Tu non vai in nessun posto, Henry. No! Cosa fai? Mi aizzi contro il tuo gorilla? In tal caso sta attento, stai molto attento, perché ormai le tue opzioni sono limitate. Ti vorrei ricordare che ne so qualcosa di legge, quindi io adesso esco da quella porta, a meno che tu non mi arresti immediatamente. Ti trattengo come sospetto. Ma dici, sul serio? Leggi i suoi diritti. Si accomodi, prego. Lei ha il diritto di restare in silenzio. Con quale accusa? Cosa dirà potrà essere usata contro di lei? Che ho sonnecchiato su una panchina? Che ho portato a spasso il cane senza averne il permesso? No, signore. Due omicidi di primo grado con circostanze aggravanti, più due accuse di stupro. Nelle persone di Suelle Naddi e Paolina Valera. Ah, le ho anche stuprate. Se non puoi permetterti un avvocato, il tribunale te ne assegnerà uno d'ufficio. Hai capito bene i tuoi diritti? Esci, devo parlarti. È colpevole al 200%, è chiaro. E sa esattamente dove lo stiamo portando. Già, a questo hai pensato tu. E se adesso chiamo un avvocato? Apri il portafoglio, arriva qui uno di quei famosi principi del foro e addio, lo perdiamo. Ah, ma no, è già nostro. Mi sono addormentato su una panchina del parco, ma non diciamo stronzate. Lei lo tratta con i guanti. Ma perché usa tanta vasellina? Perché non mi lascia andare là dentro a trattarlo da quel delinquente che è? Devo andare dal sovrintendente. Tu vai dentro adesso e ti siedi con lui e tieni il becco chiuso. È chiaro? È chiaro? Ho visto gli occhi di Victor. Le sue narici, Owens, hanno una piega diversa, come di uno che ha preso una pedata in culo perché parla troppo. Il nostro capitano avrebbe preferito tendermi un'imboscata con quel dettaglio, ma solo nel momento più disastroso. Eh già. Le va bene così? Che cosa? Non sapevo se dietetica o normale. Però sono veloci, eh? Come, scusi? Parlo delle ragazzine. Penso che corrano parecchio quando uno le insegue. Mai quanto correrà lei quando le farò causa. Lei mi sta chiedendo di lasciare che un uomo che io ritengo possa essere l'assassino di due ragazzine esca dal posto di polizia. Solo per 10 minuti, Victor. Ha già confessato? Certo che no. Hai prove sufficienti per arrestarlo? Beh, l'ho colto in diverse contraddizioni. No. Ti ci vorrà più di qualche contraddizione. E finché non ce l'hai, non voglio che Ernst sia detenuto formalmente. Chiaro? Victor, non dirmi che l'hai già... 5 minuti fa. Oh. Temevo che scappasse. Deve fare il suo discorso! Portalo qui. Niente agenti in uniforme. Nessun genere di restrizione. Provvedi immediatamente, capitano. No,
Non è male. Stare soli per un po'. Ma sa, lei mi è simpatico. Non è incredibile? Un paio di ragazzine strangolate e stuprate e lei conserva il suo senso dell'umorismo. Stuprate e strangolate. Come? Ha detto strangolate e stuprate. Io non sono uno specialista, ma certe cose vanno messe nel giusto ordine. Non è d'accordo, ispettore? Come fa? Le chiama? Beh, io che ne so. Magari sono state le due ragazzine ad attirare lei nei boschi e a sedurla. Ah già, capita. Lei sembra ossessionato. Le piacciono queste cose? Sono solo curioso. Mi incuriosisce il suo modus operandi. Senta, quelle ragazzine scommetto che corrono come conigli, non è così? Ha coraggio. Mi dica qualcosa, ma che cosa fa? Le tocca? Le tocca così? Che c'è? Le ho fatto male? Anche lei gli ha fatto male, non è vero? Alle ragazzine? Le ha baciate? La faccia finita! Come ti chiami, piccola? Paolina? Ah, ma lo sai che è un bel nome? È sexy, lo sai, eh? Ma tu sei qui tutta sola? Ciao. Sono solo anch'io. Mi piace quella camicetta che hai. Certo che sei proprio arrapante. Ti voglio mettere la mano proprio... Ma dove scappi, ragazzina? Harry! Harry! Si fermi! Indietro! Torni indietro! Mi levi le mani di dosso! Torni subito in ufficio! Non mi tocchi! Mi levi le mani di dosso! Ah! E lasci! Dai! Adesso... Eh? Brutto figlio di puttana! È il capitano. Ti vuole parlare. Che cosa ha fatto? Lascia perdere, Owens. Lascia perdere. Adesso portalo qui. Portalo qui di corsa! Deve fare il discorso. Quando ha finito di sistemarsi, l'aspettano alla festa. Me l'ha già fatta lei la festa. Insomma, mi vuole levare le mani di dosso. Per favore! Mio Dio, Henry, ma cosa è successo? Tu conosci il mio nuovo sarto, nonché parrucchiere, il famigerato Marchese de Sade? Guarda qua! Qua si tratta di aggressione e lesioni e ho i testimoni. Testimoni di che cosa? Di che cosa? Lei mi ha buttato lei giù dalle scale, ecco di scappare. Di che cosa. Bene, sono capastro, ispettore, ma di che cosa sta parlando? Lei è un sadico, ispettore. Lascia stare, Henry, vieni via. La smetta con queste cosa stronzate. Sta? Su, vieni, Henry, è un sacco di persone con... Sta zitto, ma lo sai, basta, non è andata finita. Basta un po' zitto, Julio. Peter, ti dispiace? Grazie. Ruten, stasera sei più affascinante del solito. Harry, va tutto bene? Sì, perfetto. Ti ringrazio molto. Tutto a posto, tranquilla. Isabella, Paola. Aspetta un momento. Tu prega che io sia colpevole di aver ucciso quelle ragazze, perché se lo sono, i tuoi ragazzi si sono lavorati un mostro da spazzare sotto il tappeto. Ma se non lo sono, allora il mostro va all'attacco. Harry, adesso dacci il tuo sorriso strappasoldi, eh? Merda. Signore e signori, buonasera e buon San Sebastian. Ho l'onore di presentarvi un uomo
che insieme alla sua adorabile consorte, Chantal Hearst, ha promosso molte iniziative di beneficenza a Puerto Rico. E ora, nella scia dell'uragano Lucy, noi abbiamo più che mai bisogno di lui. Forza Henry, datti da fare e svuota le tasche a questi amici. Ma dove sono finiti i capelli? Accidenti, lo leggevo sotto sopra. Grazie per essere venuti stasera. Harry, ma dove eri finito? Ti devi mettere in pari con questo, eh? Non mi farò pregare. Quando la natura si scatena violenta contro di noi, è come se Dio ci desse un assegno a vuoto. Spero che i vostri siano coperti. Perché è per questo? Lucy ha spazzato Puerto Rico l'ottobre scorso. Non c'è medico che possa curare la stupidità. Tu sei certamente un buon candidato. Sarebbe crollato se lei non Ma fosse non tornato. Ma non è crollato! E tu sei fuori da questa indagine. Che cosa? Sì, ispettore. Impara la grammatica del silenzio se vuoi fare carriera. Adesso vattene da qui. Va a casa. Mettiti un cappello da scemo. Fa come tutti gli altri imbecilli. Non puoi crescere senza il nostro aiuto. L'isola è una famiglia. Una famiglia che è stata distrutta. Ora c'è bisogno di solidarietà. Specialmente per i nostri figli. Perché non c'è dono più grande del sorriso di un bambino. Voglio riportarlo dentro. Adesso, stasera. Non domani. Victor, non sottovalutare la determinazione di Henry Hearst e del suo studio legale nel mettere la tua testa mozza in cima a un palo per sventolarla agli occhi di tutta questa maledetta isola. Vedremo di chi sarà la testa in cima al palo. Beh, tocca a te deciderlo allora. Non è così? In conclusione, vorrei chiedervi di guardare nei vostri cuori, capire ciò che veramente conta nella vita e trovare l'amore per aiutare questa famiglia. Forse la catastrofe è la condizione naturale dell'uomo. Ci ritroviamo sempre assaliti da impreviste forze che ci colpiscono, anche se noi siamo innocenti di ogni colpa. Ma è nella natura umana sopravvivere, se lavoriamo insieme. Quindi vi prego, aiutatemi ad aiutare i bambini. Grazie. Senza neanche lasciarmi fare due chiacchiere con i miei amici. E senza cena. Ho fame, maledizione. Ti piace la cioccolata? Da noi in corridoio ce n'è una macchinetta piena. E mi risulta che soldi ne hai. Non puoi trattarmi così, Victor. Altro che se posso. Mangerai, Henry. Il cibo è l'ultimo dei tuoi problemi. Ma farò del mio meglio per farti avere tre pasti al giorno. Vieni con me. Vediamo luego. Insomma, mio marito deve stare qua tutta la notte. Questo non glielo so dire. Dipende da lui. Quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Io vorrei tornare alla festa. Ci tornerà, non so. Vuoi fare due chiacchiere in privato con tua moglie? Ecco, lei ci sbrigheremo. No. Lui è l'ispettore Castillo. Installerà una videocamera qui mentre io vado a fare due chiacchiere con Chantal. Perché devi interrogare lei? L'ispettore Castillo ti porterà da mangiare.
Capitano, le volevo dire che... Non dirmelo adesso. Ok. Victor, voglio sapere che succede. Chantal, dammi solo un momento, chiudo la porta. È venuta lei, non è dipeso da me. Harry è qui. Lo posso vedere? Ho bisogno di parlarci. Non vuole parlare con te. Sei innocente. Perché lo tenete così a lungo? Non ho mai detto che è innocente. Dimmi della vostra vita insieme, come coppia. A cominciare dalle camere da letto separate. È stato lui a parlartene. E t'ha parlato d'altro. Di tua sorella. Non si usa più far accendere le signore. Dimmi della sera in cui lui andò a casa di tua sorella. Di quale sera stiamo parlando? Il 19 dicembre, una domenica sera verso le 9:30. Trovo curioso che tu abbia deciso di non accompagnarlo. Non ho mai saputo che Henry fosse andato da mia sorella. E perché non te l'avrebbe detto? Ovviamente Henry ci ha parlato del vostro matrimonio e del fatto che tu vorresti aver sposato un uomo più giovane, uno che fosse più della tua età, come Paco. Stai dicendo che Harry è geloso del marito di mia sorella, Victor? Hai una relazione con Paco? Ma che cos'è, un interrogatorio? No. Puoi dirmi a che ora tornò a casa quella sera? Ci fu una sera. Forse era quella. Mi ricordo il portone. È antico, molto pesante. Tende a sbattere. Guardasti l'ora? Sarai stata in pensiero? Non era certo la prima volta. Harry? Sei tu, Harry? Harry. Portami in quella camera. Harry. E perché non mi rispondi? Indagato? O non ti interessava chiedere dove era stato? Non ce ne facciamo più di queste domande ormai, ma sono sicura che tu hai la risposta. Abbiamo motivo di pensare che fosse alla Perla, dove una ragazzina di nome Paolina Valera fu stuprata, strangolata e abbandonata in una discarica. Chantal, devo sapere a chi è intestata la casa. La casa mi fu donata. Allora posso avere il permesso di perquisirla? No, non puoi. Non avevi detto di avere fame? Che cosa ti ha detto? Siamo pronti, Castillo? Sì, signore. Registriamo allora. Stavo parlando con te.
Ah, già, è vero, Victor ascolta solo quando gli conviene. Oh, sì, io ascolto. Ti ascoltavo quando hai detto di essere uscito dalla casa di tua cognata per andare alla Perla. Dove hai fatto due passi e ti sei addormentato su una panchina. Adesso vorrei ascoltare qualcosa di somigliante alla verità. Ma era la verità. Chantal dice che sei rientrato alle 3:30 del mattino. Te l'ho detto, ho fatto due passi, ero ubriaco e io... Forse ho bevuto ancora. Sei passato per via del Mar Boulevard? Prostitute? No. Non hai parlato con qualcuna di loro? Non te ne sei fatta una, magari? Assolutamente no. Tu menti, Henry. La tua carotide pompa così forte che sta per scoppiare. E i tuoi occhi guardano in basso a sinistra, come succede ai bugiardi. E così il nostro corpo svela tutto. Lo sai a che servono queste, Henry? Mi tengono sveglio. Non sto dormendo molto. Da quando tu hai trovato il corpo di Sue Ellen Addy ieri, non ho mai smesso di lavorare. Io ho tante di quelle cose da raccontarti. Per esempio, sono andato in giro con quei due agenti che ci avevano comunicato la targa del tuo fuoristrada. Siamo tornati alla Perla. Mi hanno mostrato dove avevi parcheggiato. Abbiamo chiesto un po' in giro. Immagina la mia sorpresa quando diverse prostitute hanno riconosciuto la tua foto. Dicono che bazzichi da quelle parti da mesi. Oh, ma santo cielo, Victor, Chantal. E io sto parlando metri. Di donne da strada che si bucano, che fumano crack. Non si tratta certo di squillo di classe. Sono solo puttane da marciapiede. Mio Dio, Henry, ci siamo. La tua carotide ormai è vicina a scoppiare. Maledetto. Chantal non ti può sentire con la porta chiusa. A meno che io accenda l'altoparlante. Ti prego, per favore. Ti prego, no. Era una bionda. Con la parrucca bionda, perché era ispanica. Sarebbe stata veramente bella senza tutto quel trucco. Mira, papi! Non ne ho mai saputo il nome. Te sono mancata, vero? Sì, anche tu. Sono uscito da casa di mia cognata per andare a fare sesso con una prostituta. Necessita salgo? Vieni dalla tua brava bambina, vieni. Papi! E dopo... ho finito la serata bevendo tutte le porcherie che mi passavano per la testa al Sunshine Café. Una cerveza. Ma che cosa pretendi? Che passi la vita a bussare alla porta? Porta di mia moglie. No, 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 io mi trovo una sostituta. Qualcuna che sia l'opposto esatto di Chantal. Una prostituta è una donna che ti dà tante cose in cambio di una somma esigua. Beh. Come alibi è scarso, Henry. Sono tante le donne a Puerto Rico che si fanno bionde, specialmente in quella professione. Ma ti dirò quello che so. Una di loro ha ammesso di essere stata con te l'altra settimana. Si chiamava Rain. Conosci quest'uomo? No. Sì. Era giovane. Molto più giovane delle altre. E ha detto che per questo ti piace.
Ma questa è una fotografia vecchia. Perché? Non ha capelli adesso. Sicura? Mm-hmm. Il tupè laggiù te lo togli, non è vero, Henry? Nessuno si ricorda di te col posticcio. Cercare di non essere riconosciuto è da furbi. Ma le rimorchi in macchina, qualcuno potrebbe annotarsi la tua targa. Lui preferisce la sveltina. Da dietro. E mi pompa duro. Meno male che viene subito. Poi scappa. Come se volesse scomparire. Ma per me va bene. Così me lo torno. Al mio angolo. Ma una settimana fa non costituisce un alibi, giusto, Henry? Perché, Henry? Perché farlo qui così? Nella sporcizia. Pensa a tutte le squillo di classe che ti potresti comprare. Appartamenti a Ritz, Dom Perignon. E tu vai a scegliere questo. Non lo dirai a lei, vero, Victor? Ti prego. Chantal sarebbe felice di sapere che tu stavi con una puttana in quel momento. Anziché fare ciò che stavi facendo. Gli stupratori lasciano liquidi organici. Sperma, DNA. I test dimostreranno che non si tratta di me. Usi il preservativo con le tue prostitute? Naturalmente. Che marca? Non lo so. Una qualsiasi, quello che hanno loro. Anche il killer lo usava. Lubrificanti chimici sono stati trovati nel corpo delle vittime. Come vedi, è furbo come te. Sa tutto sui metodi della scientifica. Entrambe le vittime furono stuprate da dietro e strangolate da dietro. Le impronte digitali sul collo delle vittime lo confermano. Sei qui tutta sola. Poi le hai rimesso addosso i vestiti. Terra e foglie sotto i vestiti lo confermano senza ombra di dubbio. Mi piace la tua camicetta. Poi le metti in posa. Adagiate su un fianco, come se dormissero. E gli ravvii i capelli. Non ci sono foglie tra i loro capelli. E siamo convinti che tu le abbia anche fotografate. Basta! La fotografia è il tuo hobby, non è così, Harry? È vero o no? Basta, non voglio mettere! Cosa c'è? Ti senti bene? Mi sento benissimo. Vuoi un po' d'acqua? No, ti ho detto che sto bene, anzi non sono mai stato bene. Sono solo stanco. E anche tu sei fresco come un fiore, se vuoi la verità. Navighi, Henry? Internet? Qui c'è una dichiarazione del tuo provider. Il tuo indirizzo email è hurst@puerto.com. A volte navighi con uno pseudonimo. Henry il Duro. Molto intrigante. Dio, ma non c'è una fine? Un semplice sì o no, Henry. Ok, sì. Sì. A quanto pare, Henry il Duro ha visitato diversi siti pornografici, uno dei quali si chiama A Malapena Legale. Presenta giovani donne in posa da scolarette. È un sito che presenta donne, non bambine. Accidenti.
Ogni volta che apro la mia email c'è un nuovo messaggio di qualche puttanella che mi vuole attirare al suo sito. È vero, ho risposto qualche volta, cosa c'è di male? E poi le prostitute, ma che cosa provano? Che mi sento solo? Che a casa non me la danno? Che mia moglie mi fa dormire in fondo al corridoio? E tutto questo fa di me un pedofilo? Uno stupratore? Un infanticida? Perché mai dovrei fare una cosa del genere? Non lo so, Henry. Non ancora. Ma parliamo della tua affascinante giovane moglie che ti tiene a morire di freddo in corridoio. Lo sai cosa dice Chantal? Ha mentito! Qualunque cosa dica, io non ho mai toccato Camille. Chi è Camille? Allora, signora Hurst, parliamo un po' delle camere da letto separate. Henry dice che fu una sua scelta, che fu lui ad andarsene. Si sbaglia. Si sbaglia o mente? Non è il caso di cavillare sulle parole. Le parole possono essere molto divertenti. Parole come dovere coniugale, per esempio, che secondo Henry tu non compi più con la stessa disponibilità di una volta. Per la verità lui dice che non lo compi proprio più. Te ne ha fatte di rivelazioni, il caro Henry. Raccontami la tua versione. Ma le cose più interessanti, sono sicura che se le è tenute per sé. Non Camille, ho paura. È per questo che l'hai spedito in fondo al corridoio con spazzolino e asciugamano, vero? Lui è di là. Impaurito. Spera che per miracolo un giorno le cose tra di noi possano tornare come una volta, a condizione che nessuno ne parli mai. Ne hai il diritto. Di fare cosa? Sperare? Di avere paura. Era il Natale di 2 anni fa. Abbiamo sempre passato il giorno di Natale con Maria e Paco. Naturalmente prima dei fatti. Già, è quello che avevo capito. Io non vedevo l'ora di abbracciare mia nipote. Camille. Ci sono bambini che sono speciali, che hanno qualcosa in più. Magia, grazia, purezza. Camille era proprio così. Io e Harry le eravamo particolarmente affezionati. Sembra che vadano molto d'accordo. Non è vero. Eravamo tutti di buon umore, come è normale in ogni famiglia a Natale. Ma poi Harry si ubriacò. Un po' di vino? No, grazie. Però lo hai già versato. Cominciò a fare commenti. Vi prego di non badare a mio marito. A proposito di me, Paco. Già, non badate al marito. Una cosa che Paco a quanto pare sa fare bene. Una cosa imbarazzante. Harry, io ero irritata. Era la prima volta? No. È forse un segreto di famiglia che Paco trova la mia Chantal incantevole. Harry, smettila. E tu cosa facesti? Di fare cosa? Gli dissi che doveva stare zitto. Basta, sta zitto. Sto zitto. Dopo cena, io e Maria aprimmo i regali. Libri per me, che avrebbe voluto leggere lei. Grazie. Gioielli per lei, che avrei voluto indossare io. Perché all'improvviso mi alzai? Non lo so.
Intuizione, forse. Solo intuizione. Ma lui non c'era. Qualcosa mi spinse verso la camera da letto. Erano tutti e due. Fammi vedere. In camera di lei. Grazie. Lui le parlava, lei l'ascoltava. Non saprei dirti cosa le stava dicendo, ma il modo in cui le parlava era il modo in cui si parla una donna. Ricordo come lei sorrideva, lo sguardo nei suoi occhi. Lui non aveva alcun diritto di farla sorridere in quel modo. Ma avete continuato a stare insieme. Ognuno alla sua estremità del corridoio. E niente più sesso da allora? Stai mettendo su questo spettacolo per Harry? Non è vero. Al momento non ti può sentire. Una volta che una donna decide che il sesso non è importante, anche quando cercavo di riportare le cose alla normalità, quell'immagine era sempre davanti a me. E dato che tu non puoi avere figli... Certo che posso. Ti dispiacerebbe dirmi quanti anni avevi quando tu e Henry vi siete conosciuti? Credo di averne avuti 11. Fu quando arrivammo dall'Europa. Harry diventò l'avvocato di mio padre qui. Facevano vela insieme. Lui era sempre con noi. In famiglie come la nostra, trovi quasi sempre un amico di tuo padre, con una barca a St. Thomas o un bell'attico a Manhattan. E quell'amico era Harry. E tuo padre morì che tu avevi quanto? 14 anni. E Harry divenne tuo padre putativo. Mi pagò le spese del college. E fu allora che diventaste amanti? Non mi erano mai interessati i ragazzi della mia età. Arrivarono le vacanze. Io non vedevo l'ora. Lo facemmo sullo yacht di Harry, negli alberghi, in auto, in spiaggia, dappertutto. Lui era diverso con me. Era tenero. Ci siamo divertiti, Harry e io. Posso immaginarlo. E tu puoi immaginare la sua rabbia di non poter fare l'amore con te adesso? L'ho conosciuta. L'hai conosciuta? Ti ha preso con la forza? Lo stupro è un atto d'ira. È perdere il controllo. Non riguarda il sesso. Henry è un uomo molto irascibile. Tu lo credi colpevole? E tu? Quella sera, che era stato a casa di tua sorella, notasti dei segni su di lui? Segni di colluttazione? Non so, non ricordo. Devo mettere le mani sugli abiti che portava quella sera. Chantal, ti prego, dammi il permesso di perquisire la casa. No. Signora Hurst, solo perché vedesti tuo marito parlare con tua nipote la vigilia di Natale, lo hai scacciato dalla tua camera da letto e non dormi con lui da 2 anni. Senti, non trovi che la cosa sia un po' drastica? La vuoi smettere di provocarmi? Come definiresti una donna giovane e bella gelosa della nipote di 13 anni? Onesta. Oh,
testa. Io non so chi sia più confuso, se tu o lui. Scusa. Mi dispiace. Ma non ti piacerebbe sapere se avevi ragione su di lui? Oppure no? Non mi resta altro. Castillo. Comandi? Prendi alcuni uomini e riaccompagna a casa la signora Hurst. Sì, signor. E perquisisci la casa. Signor, sì. Dillo, avanti, dillo. Lei ti ha detto di Camille, i pezzi vanno tutti a posto. Oh, è inutile perfino chiedermi la mia versione, tanto io sono Jack lo squartatore, Jackie le Hyde e il lupo cattivo. Ti vorrei ricordare che la tua versione l'ho sentita per tutta la notte e hai sempre mentito. Ispettore, scusi. Hai qualche problema? Andiamo. Siediti, Andy. Parliamo da uomo a uomo adesso, eh? Devo rimboccarmi le maniche? Natale di 2 anni fa. Tu e Camille. Non c'è stato niente, assolutamente niente. Camille mi trascinò in camera sua per mostrarmi un regalo di Natale ricevuto dalla madre. Era eccitata per il liquore nella torta che avevamo mangiato. Non stava un momento ferma. Quindi Chantal ha frainteso. Non ti permise più di toccarla da allora. Sai, sono molte le cose che dividono una coppia. L'infedeltà, il denaro, le lunghe malattie. Io sono diviso da mia moglie da un lungo corridoio. Un corridoio di 18 metri. In pratica è un deserto quel corridoio. E proprio in fondo c'è una porta. E quando è chiusa a chiave, tu puoi bussare quanto vuoi, ma quella porta non si apre. Perché insisti? Perché non divorzi? No! Cambierei solo un incubo con un altro. Il conto è già fatto. Metà del patrimonio, la casa. Finirei a vivere da solo in 2 stanze sopra a un garage. Ah già, e poi c'è metà dello studio legale, sì. Tutte balle, Henry. E vanità pura e semplice. Perché con lei sei sempre un invitato di classe. Siete la più bella coppia di Puerto Rico. Oh, Henry e Chantal Hurst. Quanto sono innamorato. Siamo pieni di complimenti stasera, non è vero? È per questo che resti sposato. Alla nostra età trovare un'altra donna così non è facile. Non è tanto facile se la devi portare al terzo piano senza ascensore nel tuo pidocchioso monocamera da $500 al mese. Questo che vuoi dire? Beh, non tutti ci possiamo permettere caviale e champagne con le sofisticate signore d'alta classe che battono alla perla. Perché con chi ti ha sorpreso tua moglie prima di traslocare in tutta fretta? Vaffanculo, Henry. Ups! Forza ragazzi, sbrigatevi! Stiamo preparando per andare. Parlami di Suelle Natti. La conoscevi bene o solo di vista?
Non bene, anzi per niente. È impossibile per un uomo della mia età conoscere una dodicenne davvero bene. Conoscere una dodicenne davvero bene. Pablo, diga. Last balls, le borse, tirami le borse. Ahí va. Grazie. Castillo. Tieni. C'era nessun cane. C'eri solo tu. Non abbiamo trovato segni di colluttazione, quindi si tratta di uno che ci sa fare quei ragazzini. O di qualcuno che lei conosceva. Ci avevi giocato insieme a palla, Henry. Ci hai giocato e riso insieme prima? Tu l'hai presa e basta! Era sfiziosa come Paolina Valera. Dimmelo, Henry! Va al diavolo. Dopo l'hai rivestita. E messa in posa. Troveremo la spazzola, Henry. Troveremo la spazzola che hai usato. Troveremo la spazzola che hai usato per ravviarle i capelli. E anche quello che eri andato a cercare. Hai conosciuto Chantal quando aveva 11 anni e l'hai modellata a tuo piacere. Secondo te servono a questo le bambine? A compiacerti? Victor, Victor, Victor. E va bene, mi hai messo praticamente a nudo. Vorresti dirmi che a te non piacciono giovani? Eh? Ah, due volte hai divorziato. Sei un single imperterrito. E chi cerchi di rimorchiare al bar? La più bella ragazza che riesci a rimediare, ovvio. E non ha 50 anni. Probabilmente sulla trentina. Meglio ancora, sulla ventina. Ehi, ehi, ehi. Ora sì che ci siamo. E parliamo delle adolescenti. Le adoravamo una volta. Perché dovrebbe cambiare qualcosa ora? Ma quello che ci può trovare in una ragazzina così giovane? Ma di che diavolo potranno mai parlare? Ehi, se voglio parlare della situazione dei miei titoli in borsa, chiamo il mio agente di cambio. Le ragazzine non parlano, ridono, vivono alla giornata. E per loro ogni notte è la notte. I loro corpi sono sodi, lisci,
e morbidi, come una donna dovrebbe essere. E dire questo non fa di me un pervertito. Ma gli uomini non possono dire più un cazzo. Siamo dominati da vecchie puttane, ossessionate dal mito della gioventù, che continuano a farsi il peeling ma pretendono porte aperte e spese pagate. Sì, Victor, mi piacciono le donne giovani. Se non altro sono così onesto da dirlo chiaro e tondo. È colpevole al 200%. Owens mi ha seguito, signore. Lei è tornata qui con voi? Sì. Falla stare, Dina. Va bene. Entra, ma tieni il becco chiuso finché non sono pronto. Come vuole. Può accomodarsi qui. Controlla se c'è abbastanza nastro, ma non credo che ce ne vorrà ancora molto. Siediti pure, Henry. Lei ci sta guardando. Cosa sta dicendo? Tu sei brava a nasconderti dietro le cose. Siediti, Henry, e dici un'altra volta dei tuoi rapporti con la ragazza assassinata. Su Ellen Addy. I tuoi rapporti con la seconda vittima. Su Ellen Addy, la ragazzina che affermi di aver trovato lungo il sentiero dove corri. Lei crede che sia stato io? Ripeterò la domanda ancora una volta. Quali rapporti avevi con la ragazzina assassinata, su Ellen Addy? Nessuno. Nessuno. No, nessuno. La vedevo vicino a casa a volte. Viveva da quelle parti. Posso averle parlato una o due volte. Al massimo. Salutavo, forse. Forse. Ecco come la vedo io, Henry. Tu sei infelice. Sei annoiato. Hai dei precedenti con ragazze giovanissime. È dimostrata la tua presenza sulla scena del primo omicidio. Hai tentato di costruirti un alibi uccidendo una seconda ragazzina. Sei innamorato di una persona che non ti ama. Ecco cosa sei. Una persona molto, molto sola. Ti dirò quello che penso. Sai dirmi questa chi è? Su Ellen. Su Ellen.
Un ritratto così richiede del tempo. E questa ragazzina? Chantal è stata così gentile da tirarle fuori dalla tua camera oscura. Hai delle bellissime fotografie. Com'è possibile che lei... che lei sia arrivata a tanto? Pur di farmi del male. È quasi farsesco. Hai ucciso tu su Ellen Addy? Paolina Valera. Sì. Tutte e due. Sì, tutte e due. Stuprate e assassinate. Sono stato io. Sei pronto a fare una confessione? Va bene, allora. Cominciamo dalla prima vittima, la piccola Paolina. Hai tutto il tempo che vuoi, Harry. Io la... la vidi sulla porta di casa. Capitan? Sì? La cercavo, ho provato tutto il tempo al telefono. Allora? Ho bisogno che veda questo. Va bene, vengo subito. Continua, Henry, torna immediatamente. Vide sulla porta di casa. La vidi sulla porta di casa e era tutta sola. E venne via con lei. Allora, che c'è? Questo lo aveva in macchina. Fece sesso con lei? Sì. La violentai. E poi? E poi la strangolai. Nella discarica? No, no, prima. Chi è questa? Vicolo. Siamo arrivati troppo tardi. Eh? Quale vicolo esattamente? Ma l'abbiamo preso, signore. Eravamo appostati al Parque Central, colto in flagrante. Non saprei dirlo. È qui, al piano di sotto. Lo stanno registrando adesso. E solo in seguito trasportò il cadavere fino alla discarica. L'abbiamo preso, capitano. È finita. Sì, la trascinai. I vestiti glieli aveva già rimessi addosso? Sì, l'ho rivestito. E poi la mise in posa? Sì, io... sì, io le... spazzolai i capelli. E poi la presi... le presi le mani e gliele mi
incisi sotto la guancia. E le riaprì gli occhi e le fece una fotografia. Ma che cosa fa? Puoi andare a casa, Henry. Cosa? È finita. Hanno preso il serial killer. Cosa sta dicendo? È qui al piano di sotto. Che cosa?